gli enti pubblici sempre in ritardo nei pagamenti alle imprese. Il fisco gonfia la bolletta elettrica delle PMI, vanno ridotti gli oneri generali di sistema. Food Made in Italy, Confartigianato e ICE insieme per l'export delle piccole imprese. Il 7 settembre torna Confartigianato Motori, il premio per i campioni e gli artigiani della Formula 1. Confartigianato lancia l'allarme sui ritardi di pagamento della pubblica amministrazione. Il 60,2% dei comuni italiani non rispetta il termine di legge di 30 giorni per pagare le aziende fornitrici di beni e servizi. Inoltre, nel 2020, i debiti commerciali della PA verso i fornitori privati sono lievitati a 58 miliardi, 4 miliardi in più rispetto al 2019. Il presidente Marco Granelli indica una soluzione semplice: applicare la compensazione diretta e universale tra i debiti e i crediti degli imprenditori verso la pubblica amministrazione. I piccoli imprenditori pagano il prezzo più alto dell'elettricità in Europa, superiore del 18,1% rispetto alla media UE. A gonfiare il prezzo dell'energia sono soprattutto gli oneri fiscali e parafiscali, maggiori del 36,2% rispetto a quelli europei. Tra questi, gli oneri generali di sistema, che pesano di più sulle piccole imprese che consumano meno energia. Il presidente di Confartigianato Granelli chiede una revisione complessiva di questo meccanismo, ripartendo in modo più equo il peso degli oneri tra le diverse dimensioni d'azienda. Al via la 20ª edizione di Cibus, la fiera internazionale dedicata al settore agroalimentare, organizzata a Fiere di Parma. Nell'ambito della manifestazione, che vede tra gli espositori anche imprese socie di Confartigianato, si è svolto un incontro tra il presidente di Confartigianato Alimentazione Massimo Rivoltini, il presidente di Confexport Fabio Pietrella e il presidente di ICE Agenzia Carlo Maria Ferro. Al centro del confronto le prospettive di internazionalizzazione dell'artigianato e delle micro e piccole imprese dell'alimentare Made in Italy. Edizione numero 39 con molte novità per il premio Confartigianato Motori, che in occasione del prossimo Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza torna a celebrare i campioni della velocità su pista e insieme a loro i campioni artigiani del settore dell'autoriparazione. L'evento, organizzato da Confartigianato Imprese, Confartigianato Autoriparazione, Confartigianato Lombardia e Confartigianato APA Milano Monza Brianza, si svolgerà martedì 7 settembre alle ore 11:30 presso la sede di Confartigianato Milano Monza Brianza, a porte chiuse e presenze contingentate nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dal Covid-19.